Eccoci qua, buondì, sesto episodio. L'ultima volta cosa abbiamo fatto? C'è stato lo scontro a Hillcrest alla ricerca di Tommy, ma non l'abbiamo trovato, a quanto pare. E siamo tornati al teatro dove ci aspettava Dina. Con noi si è aggregato Jesse nel frattempo, che è venuto a cercarci. E dopo ciò un altro flashback, vediamo di cosa si tratta. Ecco, sempre durante il caricamento, intanto vi racconto qualcosa, tipo che ieri ho visto, stavo vedendo dei video anche del primo The Last of Us, che l'ho giocato ormai 4-5 anni fa, forse 4, la versione remastered chiaramente, e ho visto che era un gioco più vecchio stile rispetto a questo, anche perché la versione originale era del 2012, mi pare, 2013, quando era uscito. E perché aveva tipo delle sessioni differenti, tipo c'erano ad esempio il cecchinaggio, quando tu sconfiggevi il cecchino, poi tu dovevi stare al suo posto a difendere Ellie e le altre persone, oppure Questo ecco. silenzio. Mi scorderei anche il mio compleanno se non ci fosse lei a ricordarmelo. Dovresti chiederle scusa. Dico solo che... Ok, che succede? Anche quando eri appeso, per dire, nella città di Perché? Bill, robe un po' più Ti vedo particolari. assente. Ho qualche pensiero. Non farti scrupoli se vuoi parlarne. Ok. Questo flashback, a differenza dell'altro, è meno narrativo, perché comunque ci sarà Vagabondi? da fare. Quanti? Una manciata. C'è addirittura un boss. Piccolo spoiler in questo flashback, se non ricordo male. Eccolo lì, il solito Vuoi provare? follower. Sì, voglio provare. Grazie, Tommy. Sicuro. Mi sento buono. Poi questa è un'arma che poi in gioco non c'è. Semiautomatico, tipo un Vedi il M14. cartello, quello rosso? Prova a centrarlo. No, È perfetto perché per stanarli dai nascondigli. Mira più in alto. La traiettoria va a scendere. Capito. sì, è molto lontano, quindi Perfetto. Il rumore li attrae. Beh, siamo di pattuglia. Eliminiamoli. Bene così. Ah, mi piace. ce ne sono ancora. Sono finiti. Ce ne sono altri di qua se vuoi continuare. Vabbè. Ok. Da dove arrivano? Le orde attraversano questa zona in inverno e qualcuno finisce sempre per restare indietro. Seguono lo stesso percorso ogni anno. Come una rotta migratoria. E come lo spieghi? Beh, forse quando la pressione barometrica raggiunge una temperatura... Ma che cazzo ne so. Controlla il capanno. Sembra stiano scendendo. Perché? Ah, un animale morto. Guarda vicino al camioncino. Stanno sbranando quel cervo. Abbiamo fame. Ne vedo due. È un fenomeno. L'altro dov'è? Sono stupito. Sembra sicuro. Ce ne saranno altri di qua. Vicino allo skilift? Guarda giù in fondo, sotto la cabina.
Vicino alla torre, visto? Yes. Che ne dici? Fantastico. Altri tre. Ma stai migliorando? Sì. Un altro paio. Ben fatto. Devo raccontarlo a Joey. Non ne vedo altri. Già, nemmeno io. Rientriamo. Vediamo se è tornato Joel. Certo. Scusa, Tommy, vai. Rendimelo. Ehi, grazie davvero. Ci voleva proprio. Certo. Prima le signore. Forse non dovrei dirtelo. Ma Joel è preoccupato per te. Non ha niente di cui preoccuparsi. Ne sono convinto. Ma se non gli parli, continuerà a pensare che qualcosa non va. Gli parlo io. Non basta un saluto ogni tanto, lo sai. Ok, ci proverò. E poi qua in teoria è lo stesso luogo dove fuggono con Abby. Cioè la planimetria è la stessa, non so se è lo stesso o una baita similare, però. I colpi che ho sentito erano vostri? Ah, qualche vagabondo. Ellie ha provato il mio mirino. Ti è piaciuto? Sì, non è male. Ho visto che non hai ancora cambiato le corde. Non pensavo che servisse. Beh, sì, sai, te ne troverò di nuove. Sì. C'è un negozio di musica qui vicino. Avranno anche delle chitarre. E poi è da tanto che dobbiamo perlustrare la zona. Resto io di guardia. Ti va, piccola? Certo. Meglio filare, allora. Sicuro di non voler venire? Su, vai. Ti sta aspettando. Ok, andiamo. Bene. Seguimi, piccola. Tu e Tommy avete trovato nessuno mentre eravate in giro? Qualcuno sul crinale. Tu? Oh, beh. Due runner in una casa. Jesse mi ha detto che te la stai cavando nelle pattuglie di gruppo. Ha persino suggerito di mandarti fuori in coppia. Secondo me sei ancora troppo giovane. Sono più in gamba di quasi tutti gli altri. E ho molta più esperienza di parecchie delle nuove reclute. Ascolta, se ti senti pronta, mi fido. Ok, grazie. Fammi solo il favore di iniziare con i percorsi brevi. Giusto per prendere la mano. D'accordo. Ricordi quei fumetti di Savage Starlight che leggevi sempre? Sì. Io e Tommy ne abbiamo trovata qualche copia in una scuola l'altro giorno. Ti sono piaciuti? Insomma, non è esattamente il mio genere. Quella Daniela Starr è piuttosto... È selvaggia. Se penso a come riduce il capitano Ryan in duello. Sì, beh, lui se l'era cercata. E mi ha stupito la scena della fuga. Sì, buio. Il negozio di musica è più avanti. Dobbiamo lasciare i cavalli. E in inglese... Non è il mio genere, dice, it's not my cup of tea, che è un
Non combinare guai. Un modo di dire. Il negozio di musica? Sì, lo vedo. Ok. Serve una mano? Ce la faccio. Bisogna, c'è qualcosa da esplorare qua. Comunque sì, dicevo che l'uno mi sembrava più vecchio stile, con appunto delle sezioni di gameplay differente, appunto quando vieni appeso dalla catena, oppure il cecchinaggio, sempre quelle sezioni di shooting fisse, no? Che c'erano in alcuni giochi vecchi, insomma. Cioè no, vecchi, però nel senso che li mettevano per variare un attimino il gameplay. Qua certo c'è il pezzo con la barca che vedremo, comunque ce ne sono, infatti sto spoilerando troppo per chi lo guarda la prima volta, però insomma mi sembra più uno stile, oh, mi sono incastrato, più stile vecchio. Invece qua il gameplay è migliorato un sacco. Sì, comunque è molto vario anche questo, eh. Oppure c'erano quei piccoli enigmi dove far passare Ellie, una giovane Ellie, con le assi di legno e sopra i pallet. Non credo si passi. Cosa? Cazzo. Una volta si passava a nuoto. Ok, invece. Quindi... Beh, se te la senti possiamo tagliare per l'hotel. Ci sto. Ah, infatti mi ricordavo che si passasse per l'hotel. Allora andiamo. Però dov'è? Ah, mi fa lui salire, ecco perché non potevo già accedere. Vieni a vedere qui. Pensi di riuscire a passarci? Beh, se, posso provare. Se me lo alzi. Ok, attenta, grazie. Però. Certo. Ci sono! Un momento! Bene. Raccatto un po' di cose, se ce ne sono. Comunque ho visto che già in una nottata il video precedente registrato ieri mattina sto cercando. Ha già raggiunto 6 visualizzazioni, che per me sono tantissime. Sono contento che qualcuno bene o male le ha viste. Io non l'ho passato neanche ai miei amici, quindi vuol dire che l'hanno visto di sana pianta, di loro sponte, insomma, queste persone che hanno cliccato. Io le ringrazio se mai mi sentissero. Eccolo ciao. Qua. Ciao. Non male, eh? No, sei troppo secca. Mangia di più. E niente. Quindi dicevamo, qua nulla. Qua nel bagno ci sono stato, sì. Anche perché comunque gli oggetti te li fa vedere abbastanza lontani, anche se tipo gli dai le spalle, solo che magari non sono convinto. Questo posto mette i brividi. Forse so da dove passare, ma ci sono le spore. Metti la maschera. Ah, devo proprio. Siamo soli. E se incontriamo qualcuno? Ok, d'accordo. Dobbiamo usare la testa. Piccola, se non indossi la maschera rischi di commettere un passo falso quando meno te lo aspetti. Non sbaglio mai. Non l'hai detto a nessun altro, vero? A Jesse o Dina? Certo che no. Ok, bene.
ora. Comunque mi dispiace che sto fatto rimane un po' al Sei secondo mai stato qui? piano. No, solo in strada. Inizio a pensare che sia stato un errore. Forse. Però come detta la plot, diciamo, dell'immunità di Ellie è finita. Lo so che è molto importante, potevano salvare l'umanità, ma è finita col fatto che... Ah, non lo posso ancora dire, giustamente. Andiamo a capire più avanti. Anche se questa è una run veterana, tra virgolette. Infatti ho visto, come le ho prese, talmente veterano. Poi comunque... Una run di chi ha già fatto, sicuramente non blind, anche se molte cose già non me le ricordavo esattamente perché il gioco è molto lungo. Un po' di alcol, grazie. Oh, che succede? Mi hanno sparato da parecchio. A quando risale l'ultima pattuglia qui? Non saprei. Uno dei nostri. Le uniche persone sparite da Jackson sono quei ragazzini l'anno scorso. Questo è adulto. Forse era di passaggio. Faccio una molotov così. Tanto per, non perché io sappia cosa ci aspetta, ma Di qua. così. Siamo di pattuglia, no? Ok. Facciamoli fuori. Basta che non mi becca il clicker. Interrotto l'animazione, però comunque è andata bene. No, sono morto. Ho sbagliato a premere, dannazione. Comunque qua sono più generosi Ancora con i infatti! colpi perché Preparati! io già il guardo qua, però tu coprimi, eh. Che ho schivato quello prima, ma il secondo è entrato di fila, va bene. Ancora infatti! Preparati!
giù. Tipo la prima volta che mi curo in tutto il gioco. Poi vedi un sacco di munizioni, perché comunque deve essere un pezzo che finisce qui. Occhio, sono di sopra. No, uno potrei, due non ci siamo. Uso il bolt action. Occhio, sono di sopra. Mamma mia. No, ho schivato però. Ai ai ai. Sopra, vero? Occhio, sono di sopra. Arrivo. Sulla sinistra. No, sapevo che avrebbe dato delle complicazioni. Questo comunque dovrebbe essere il vero livello di difficoltà, perché quando l'ho fatto la prima volta era super facile. Comunque le risorse ce ne sono una marea, quindi vabbè, click e li risolviamo così. Aspetta. Oh, sto schivando. No. Occhio, sono di sopra. Aiuto!
Arrivo. Faccio il giro. Arrivo, arrivo, Joel, arrivo. Eccone altri! Runner! Ma no, quanto ho premuto tantissimo, cavoli, era perfetta sta run. Dai, dai. Adesso incagliarci qui mi sembra un po' strano, eh. Almeno vediamo un po' di animazioni uniche. Sapevo, via. No, ho schivato però. L'avevo sentito, però ho detto ho fatto L1 avanti, niente. Cazzo, su internet io ho visto un video di uno che schiva. Poi abbiamo già fatto delle schivate buone in una live precedente. Facendo lo slalom tra i due click. Bella lì. Arrivo. L1 a destra, L1 a destra, mamma mia, oh! Via il click. No, oh porca miseria. Joel, ce la fai? Bravo. Ci siamo in teoria. Joel, ce l'abbiamo fatta. Così pare. Senti, che ne dici di rinunciare alle corde per oggi? Sottoscrivo ogni singola parola. Ma ora possiamo solo andare avanti.
Qui sembra si possa passare. Ti seguo. Siamo messi bene. Sinistra, morto. Non mi ricordavo. Io, cioè, era stordito dalla pistolettata. Bravo Joel, basta. Aia. Mi è arrivato un bloater infuocato addosso. E questa è tosta, sta boss fight. Vabbè, a difficile non ci ho avuto problemi, perché è stato super divertente. Devo cambiare arma. Questi li vorrei usare su di lui, sinceramente. Via. Joel, per favore. Ma ha bloccato Joel, lo sapevo che... Oh, invece no. Ci posso credere. Mi ha preso un colpo veramente. Mi ero scordato di sta cosa predefinita. Poco. Già.
Ma ce l'abbiamo fatta. Vero anche questo. Stai bene? A parte l'età che avanza, niente che una notte di sonno non possa guarire. Voglio andarmene da qui. Stai facendo? E se ci fossero due bloater ad attenderci? Andrà tutto bene. Niente spore. Una bella battaglia, vero? Non si vedono spesso bloater qui in giro. Sì. Jesse e Dina non ci crederanno quando lo racconteremo. Che sta succedendo tra quei due? Si frequentano, vero? Più o meno. Perché? Ho notato come Jesse parla di te. No, Jesse e io siamo solo amici. Ehi, guarda che ho fiuto per queste cose. Ma stavolta sbagli. Vedrò. Non illuderti. Passare da qui. Vedi cosa c'è? Sì. Ok. Charles. Sono loro, vero? La coppia fuggita l'anno scorso. Hai ragione. Jackson è un piccolo paradiso, ma non potevamo più sopportare l'idea che altrove si soffrisse ancora. Volevamo salvare vite, avevamo le migliori intenzioni. Dopo neanche un'ora ci siamo imbattuti in un'orta. E ci hanno morso. Abbiamo deciso che è meglio il suicidio che trasformarci. Dite alle nostre famiglie che ci dispiace. Adam e Sydney. Le ho sparato. Ma non riesco a uccidermi, sono un vigliacco del cazzo. Adam. Gesù. Se solo fossero stati immuni. Beh, ora troviamo Tommy, poi riporteremo i corpi a Jackson. Dai. Quando mi hai portato via dall'ospedale, hai detto che ce n'erano a decine come me. Sì, così dicevano. Non ho mai incontrato nessun altro immune finora. E tu? Vorranno nasconderlo. Come te. Sei sicuro?
Sembra questo il momento, Ellie. Abbiamo viaggiato attraverso tutto il paese per raggiungere le luci. Avevo così tante domande da fare. Per quale motivo mi hai portata via prima ancora che mi risvegliassi? Perché hanno fatto tutti i loro esami. E quando ho capito che erano inutili, allora ho deciso di... Chi ti dice che fossero inutili? Forse se gli avessi lasciato Ellie. Il tempo avrebbero scoperto qualcosa, Ellie. Magari... Non esiste nessuna cura. Non c'è nulla che possa aiutare queste persone né nessun altro. Capisco che sia difficile da accettare, anche per me è difficile. Ma è così. E adesso li riporteremo alle loro famiglie. O hai dell'altro da rivangare? No. Bene. Forza. Jesse è crollato. Ehi, ci penso io. È un tipo a posto. Perché non gliel'hai detto? Non era il momento. Ecco qua. E qua non che c'è più il braccialetto. Niente di interessante? In realtà sì. Abby? No. Questa ragazza, Nora. La sua unità è legata a un ospedale. Raccoglievano scorte e medicine. Questo ospedale? Sì. Ehi, vuoi andare ora? Sì, è una pista. Non puoi almeno aspettare che Jesse si svegli? Potrebbe essere troppo tardi. Ellie... Sappiamo dove si trova. E forse anche Tommy. Cosa? Niente. Bene. Mi puoi aiutare con la porta? Allora, se seguo la Route 5, dovrei arrivare all'ospedale. Sì, io questa volta chiudo qua. Un video meno corposo degli altri, un po' più corto, durato forse solo un'oretta. E perché poi ci sarà un bel pezzo lungo alla ricerca di Nora verso l'ospedale, chissà se ci arriveremo. Ed è meglio insomma viverlo tutto d'un fiato nella prossima live, anche perché oggi ho anche delle cose da fare, quindi come al solito grazie per chi c'è stato, ovvero nessuno, se non il classico tizio casuale, e ci becchiamo alla prossima. Buon.